Benvenuti nella mia rubrica speciale Halloween Makeup. Oggi iniziamo con un trucco veramente facile da realizzare e soprattutto versatile, perché va bene sia per adulti che per bambini. Vediamo come si realizza una bocca da zombie. Chi segue il mio canale sa che sono una trucca bimbi, perciò io utilizzerò gli acqua color, però è un trucco che può essere realizzato anche con gli ombretti. Iniziamo a stendere le linee guida. Ora che abbiamo disegnato le linee guida, con un pennello riempitivo vado a colorare i denti e ricordo che è un trucco da Halloween, perciò più è brutto, tra virgolette, più è mostruoso, più sarà bello. Non vi preoccupate se il disegno non è più che preciso, tanto comunque adesso andremo a riempire tutti gli spazi e mettere dei particolari. Ora andiamo a dare tridimensionalità al disegno. Io utilizzerò del giallo e in questo caso del marrone chiaro, direi un bronzo, e vado a mettere dei particolari, dei dettagli sui denti, quindi placca e tartaro che in una festa di Halloween non possono mancare. Vado ad attivare il mio acqua color. E nell'arcata superiore colorerò la parte superiore, nell'arcata inferiore andrò a scurire la parte inferiore. Ora che ho creato la tridimensione ai denti, andrò a colorare la gengiva. Per farlo utilizzerò ovviamente un rosso e andrò ad aggiungere dei dettagli come la saliva fatto con il bianco e poi vi farò vedere come fare. Per il momento cominciamo a colorare la gengiva. Vado ad attivare il mio acqua color in questo caso e con un pennello a punta tonda vado a riempire gli spazi vuoti. Il primo magari posso lasciarlo anche momentaneamente bianco, che poi lo riempirò con un altro colore, e vado a riempire la gengiva. Ora che ho colorato le gengive, ma voglio dargli un senso di tridimensione, vado a mettere dei dettagli. Con il bianco vado a creare la forma dei denti all'interno della gengiva e soprattutto metto la saliva con dei punti luce. Quindi io vado a, senza prendere molta acqua, vado a dare il senso della radice all'interno della gengiva. Io direi con un pennello quasi, anzi lo asciughiamo un attimo su uno straccio. E proseguo così per tutta l'arcata dentaria. Eccoci qua, abbiamo aggiunto il colore bianco per dare senso di tridimensione. Ora, ultimo tocco finale, con un bel nero vado a riempire gli spazi rimanenti e contorno il disegno. Io il mio consiglio è sempre di utilizzare un pennello molto fine, in modo tale da andare negli interspazi dentali e soprattutto andare a ricalcare quello che potrebbero essere carie o buchi nei denti, che è molto molto carino da vedere in uno zombie, e soprattutto dare un senso di ombra intorno alla gengiva. Come lo facciamo? Con un pennello fine, il nero, e soprattutto poca poca acqua per dare le ombre. Vediamolo insieme. Bagno un pochino il pennello, ma proprio poco poco poco. Vado a sporcare le setole
e comincio a dare un minimo di ombreggiatura, non troppa, altrimenti rischiamo di chiudere la bocca. Il nostro senso è quello di ampliare il disegno. E poi lo andremo a sfumare pian pianino. Vado a riempire i punti vuoti e poi ci riveniamo nella prossima clip. Ecco qui il risultato finale, spero che il video vi sia piaciuto e che replicherete questo trucco. Se avete delle richieste da brividi, scrivetele qui sotto nei commenti, oppure lasciate un like. Grazie mille, ciao da Penelope!